Ciao a tutti, sono Giulia Gibertoni, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle in Emilia-Romagna. Abbiamo una buona notizia: mentre gli altri partiti parlano, promettono, non mantengono, il Movimento 5 Stelle agisce. Anche in Emilia-Romagna, come già in Friuli, siamo riusciti a mettere alle strette la giunta e a farli esprimere su un tema che hanno sempre giudicato irrilevante, un tema che non faceva neppure parte del loro programma per le elezioni regionali e invece era parte integrante del nostro, quello del reddito di cittadinanza. Non è un percorso di assistenzialismo, anzi è un vero e proprio percorso di formazione e lavoro, quindi non è un contributo passivo, ma un percorso attivo in cui chi entra, chi è a rischio povertà, viene accompagnato attraverso un percorso di riqualificazione che passa anche attraverso la riforma dei centri per l'impiego, gli viene data una seconda possibilità, la possibilità di ripartire, di rimettersi in gioco, di far parte attivamente della società. Crediamo che questo progetto non sia più rimandabile, ci abbiamo studiato molto, a costo zero, senza bisogno di alcuna consulenza costosa esterna. Abbiamo visto che soltanto di recente, però, visto che il nostro progetto è depositato ormai da 2 mesi, regolarmente depositato all'ufficio protocollo della Regione, senza aver avuto alcun segnale di riscontro da parte della maggioranza, però soltanto di recente il PD ha cominciato, da qualche giorno a sventolare una bandierina e a cercare di far proprio questo tema. Benissimo, se il PD ha voglia di confrontarsi, il progetto è lì, che non aspetta altro di essere portato in aula, non aspetta altro che essere discusso in assemblea legislativa con tutte le osservazioni che gli altri partiti vorranno portare. Quello che è certo è che il reddito di cittadinanza in Emilia-Romagna non è più rimandabile, così come non è più rimandabile la discussione di una legge nazionale su questo tema, perché non si scherza con la disoccupazione, non si scherza con la povertà ed è giunto il momento di ridare dignità a tutti i cittadini dell'Emilia-Romagna e a tutti i cittadini d'Italia.